Shalom shalom a tutti, sono l'Evangelista Stefanie e sono molto contenta di poter fare un nuovo video per esortare ognuno di noi sicuramente a qualcosa che potrà attirare la nostra attenzione. Spero già che siate tutti bene dopo la quarantena e che il Signore abbia preservato voi con tutti i vostri familiari. A chi ha perso un caro, reitero le mie profonde e sincere condoglianze. Fosse il Signore fedele, sostenervi, consolarvi nel nome potente di Gesù. Allora, già per cominciare, direi che tutta la settimana scorsa ci sono stati alcuni eventi che hanno veramente attirato la mia attenzione sulla tematica delle giuste priorità. Quali sono le nostre priorità? Soprattutto per i credenti e per chi non è credente, magari è il tempo di, di muoversi spiritualmente e di tornare al Creatore. Allora, praticamente la prima delle cose è successo che una volta ero dai miei, che ho passato la notte di là, e come di solito da quando abbiamo cominciato questa quarantena, facciamo il culto di famiglia ogni sera. Allora, ero lì, così ero già stanco, ho detto a mia mamma e le mie sorelline, dai, preghiamo che sono stanca, e una delle mie sorelline ha fatto finta di non sentire. Poi questa qua, in un modo furbo, se n'è andata sopra in camera sua. Abbiamo cominciato la lode e l'adorazione, abbiamo anche cominciato a leggere il versetto tema del nostro devozionale, ho cominciato anche a commentarlo, poi la mamma si rende conto che ma Rita dov'è? Cioè, ho anche già mandato Giovanna a chiamarla che stiamo facendo la preghiera, lei non è scesa. Ho detto a mia mamma, mamma lei sa che stiamo pregando, quindi se ha l'interesse, scende, prega, no? Non è che devi andare di là. Mamma ha detto no, 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 vado lì sopra. La chiamo. Quando la mamma è andata, la mamma ha trovato che Rita stava dormendo e si è arrabbiata. Vabbè, comunque Rita è scesa perché non aveva tanta scelta e abbiamo parlato a lungo e lì mi sono interrogata sulla priorità. Poi, il giorno dopo è successo che avevo un appuntamento con una persona che non vedevo da tanto. E dovevamo fare colazione prima che io cominciassi di lavorare. Quindi mi sono svegliata molto presto, mi sono preparata perché per me quell'appuntamento era importante. Era già da 5 mesi che non avevo visto quella persona. Era importante per me trovarla, no? Fare colazione. E comunque, arrivando dove lavoro, nella città dove lavoro, la persona le è rimasta addormentata, quindi al nostro appuntamento non ha onorato. E comunque ci ho pensato molto, ho detto pizzica. Io anche quando magari mi ero addormentata molto molto tardi, ma che dovevo fare il servizio lode in chiesa, anche se mi ero addormentata tipo alle 3, alle 8 ero già in piedi. Poi non si tratta solo del gruppo lode, delle cose della chiesa, ma anche in generale, no? Quando tu sai di avere un appuntamento o un impegno che sai che questa cosa qui è veramente importante, cioè tu ci dai del tempo, no? Anche se ti fossi addormentato, non lo so, alle 4 del mattino, cioè tu in quel giorno lì ti fai trovare pronto, no? Per quell'appuntamento, perché hai dato importanza, perché per te era molto importante onorare quell'appuntamento. E lì ancora mi sono veramente fatta delle domande, scusate, su le priorità. E questo mi ha fatto pensare al Signore, no? Che qual è la priorità che diamo per le cose del regno? Quanta priorità diamo a Dio? Ho un amico che giorni fa ci messaggiavamo e ha saputo che stavo male, no? E lui mi disse: dai, finisco di lavorare, passo a casa tua, ti vengo a trovare. Cioè, questo qua finiva di lavorare alle 22, alle 10. Ho detto: dai, tu avendo lavorato 8 ore, non è che alle 10 vieni a casa mia, cioè sei già stanco, ma verresti veramente a trovarmi perché senti che sto male? Ma lui è venuto, cioè perché per lui era una cosa importante apportarmi un sostegno morale? Perché io di solito sono una persona che posso avere delle cose, ma me le tengo per me. Non sono una che vada a dire sto così, così, così. Quindi ci sono tre storielle. Rita, che senti che dobbiamo pregare, scappa in camera sua, non viene finché la mamma vada a prenderla per forza. L'altra persona che ha un appuntamento con me che non si presenta e rimane addormentato, mentre c'è un'altra persona che vede
vede che sto male e dice: ti vengo a trovare, viene. Tutte queste tre persone qui hanno avuto delle priorità diverse. Magari per Rita, trovare la mamma, io, Giovanna, a pregare insieme non era neanche una priorità, che non esiste, no? Cioè, lei se ne fregava un corno. L'altra persona che dovevo incontrare al mattino per colazione, uguale. Cioè, io sono stanco, dormo, a me non frega un corno. E poi c'è la terza persona che non ha guardato alla stanchezza del fatto di aver lavorato tutta la giornata, no? Tutto il giorno, non ha trovato scuse, cioè, ma è venuta a trovarmi perché magari per questa persona qui era una priorità farmi stare meglio, farmi sorridere in quella serata. Allora lì, vediamo queste tre persone qui e proviamo di trasfigurarci in quelle tre persone diverse che ho raccontato e guardiamo la nostra relazione con Dio. Quanta priorità accordiamo al Signore? Il Signore è fedele con noi sempre. Abbiamo ogni giorno 24 ore. Non so se lo sai, ma la decima di 24 ore, la decima del tempo che tu, che noi dobbiamo passare nella presenza di Dio, la decima minima delle ore in presenza del Signore sono 2 ore e 24 minuti, la decima dei 24 ore che Dio ti dà, la decima del tempo che il Signore ti chiede. Quante persone tra di noi, cristiani, spengono minime queste ore in presenza di Dio tutti i giorni? Questo è un caso. Un'altra cosa. Quanto ci adoppiamo adoperare, adoperiamo veramente per le cose del regno? La decima non si tratta solo di andare a fare dei doni in chiesa, dare i tuoi soldi in chiesa. Al Signore non importa questa cosa qui, perché ogni cosa appartiene a Lui, è Lui che ti dà tutte le cose. Basta un click, tu sei solo un vapore, muori e lasci tutto. Ciò che il Signore vuole è il nostro cuore, la nostra devozione a Lui. Ma quante volte realmente andiamo in presenza di Dio e ci lasciamo trasformare? Meditiamo la parola, la leggiamo e lasciamo rinnovare le nostre menti? Quanta priorità accordiamo al Signore? Quante volte non troviamo scuse per non fare le cose del regno? Quante volte? Gesù Cristo è stato il sacrificio perfetto dell'Eterno per noi e noi dobbiamo offrire noi stessi come un sacrificio. Dobbiamo offrire i nostri corpi, le nostre anime, il nostro spirito, dobbiamo alimentarlo. È molto importante per ognuno di noi di cominciare a fare di Dio una reale priorità. Prima il Signore, prima il regno e la sua giustizia e tutto il resto ci verranno sopraggiunte. Non è una favola, non un mito. Il Signore non è un uomo per mentire, è fedele. Ragazzi, dobbiamo veramente porci la domanda. Se noti che nella tua vita ci sono cose che passano in primis, prima di Dio, prima del regno, veramente umiliamoci, chiediamo perdono e Egli è giusto e fedele. Nel caso in cui ci sono atteggiamenti mondani che non riesci a lasciare, per esempio, c'è chi è molto legato alla pornografia, alla fornicazione, alle bugie, a rubare, non lo so, cioè, umiliamoci, umiliamoci, chiediamo aiuto al Signore, rinunciamo a queste cose, rinunciamo a queste cose. Non c'è più tempo, stiamo vivendo veramente un momento di accelerazione. Il Signore è alle porte, sta per tornare. E tanti rimarranno quando la Chiesa verrà rapita, tanti rimarranno, perché tanti sono falsi credenti. E questo è, cari amici e seguaci, è proprio tempo di fare del Signore la nostra priorità. Stiamo vivendo giorni malvagi, avete visto, è arrivato il coronavirus. Tante persone si sono andate, cioè non è che dobbiamo aspettare sempre che capita il peggio, no? Per mettersi in questione, per tornare a Dio.
Perché solo pensare al Signore quando tutto va male? Perché non prima? Tante persone, per esempio, preferiscono pretendere di essere atei perché non vogliono più neanche rispondere alla loro coscienza umana. Mi fanno ridere tanto perché la Bibbia dice che siete inescusabili. Solo vedendo il creato, tutta la creazione, sapete che Dio esiste. Cari miei, stiamo tutti vivendo e vedendo tutto ciò che sta accadendo intorno a noi. Basta trovare scuse per non servire Dio, basta trovare scuse per non tornare a Dio, false scuse, falsi ragionamenti, per vivere come vogliamo noi, secondo la nostra carne. È tempo di rinunciare alla propria carne, alla propria vita, al proprio ego, al proprio Dio, dire che io sono il mio proprio Dio. No, siete inescusabili. Tutti quelli che dicono questa cosa sono inescusabili, perché solo la creazione ti fa capire che Dio esiste e la Bibbia è chiara. Quindi che vi piaccia o no, domani dovrete rispondere davanti a Dio e non ci saranno scuse. Il mio messaggio non è per giudicare qualcuno, ma proprio per attirare l'attenzione sulle giuste cose, le giuste priorità. Perché, cari miei, dopo questo mondo dovremmo rendere conto al Signore. Che tu abbia creduto in Dio, che tu non abbia mai creduto in Dio, domani dovrai rispondere. Perché aspettare solo che capiti il peggio? O che sei di là davanti a lui e poi non hai più tempo per tornare indietro e vivere nella disgrazia eterna? Ma no, finché ci sia vita, finché avete il soffio, questo respiro. È un momento, è un'occasione per tornare al Signore. Basta rendere i cuori duri, basta indurire i propri cuori. Poi ci sono persone, ma in maggioranza, che non vogliono fare quel passo con il Signore perché hanno avuto delle ferite e sono state deluse da qualche evento, da qualche persona. Io ti voglio dire, il Signore ti ha voluto. Tu sei il progetto di Dio, prima che tu nascessi, egli aveva già un piano per te. Finché ci sia vita, è un'occasione di tornare a Dio. Cari miei, i tempi sono proprio malvagi. L'inferno non è un sogno, non è una fissione, non ha fantascienza, ma è realtà. Cari miei, è tempo di tornare al Signore, di fare di Lui la nostra priorità. Dio vi benedica. Buona giornata.